Isola dei Famosi, Elena in nomination con Predolin. Lunedì 17 aprile, su Canale 5, è partita una nuova edizione dell'Isola dei Famosi, video. Nonostante sia la prima puntata, due naufraghi sono finiti al televoto, Elena Prestes e Marco Predolin. Simone Antolini in qualità di leader ha deciso di mandare al televoto la prima. Mentre il secondo è stato il più votato tra i suoi compagni d'avventura. A questo punto uno dei due concorrenti rischia già di abbandonare l'Honduras. I naufraghi sbarcati in Honduras si sono messi subito alla prova per ottenere delle ricompense di cibo. Tra questi, Elena Prestes ha dimostrato di essere molto abile nelle prove. Ma non sono stati da meno Simone Antolini e Andrea Lo Cicero, il primo. Si è guadagnato l'immunità diventando leader. Nonostante l'Isola dei Famosi abbia aperto i battenti ieri 17 aprile, i naufraghi hanno dovuto effettuare le prime nomination, al termine del giro di votazioni. Marco Predolin è risultato il più votato dai suoi compagni. Elena invece, è finita al televoto per decisione di Simone. Essendo leader della settimana ha avuto la possibilità di mandare al televoto un naufrago. Tra i due concorrenti, uno di loro rischia di lasciare il reality show appena sbarcato in Honduras. Nel frattempo, come a volte accade con i reality show, i telespettatori hanno deciso di mettere insieme le proprie forze. A quanto pare i fan di Nikita Pelizzon, vincitrice del Grande Fratello VIP 7, hanno deciso di salvare Elena Prestes. Dunque, la naufraga sudamericana potrebbe essere la prima a superare il televoto ad ampi voti. Ma cosa hanno in comune Nikita e Elena? Le due ragazze, oltre ad essere amiche, hanno partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express, le due concorrenti sono state eliminate in semifinale. Tuttavia, sui social hanno deciso di votare per Elena anche altri utenti che non sono fan di Nikita poiché pensano che meriti di continuare l'Isola dei Famosi. Come anticipato in anteprima da Ilari Blasi, i concorrenti dell'Isola dei Famosi sono divisi in tre tribù. Per quanto riguarda gli accoppiados ci sono, Alessandro Cecchi Paone con il suo fidanzato Simone Antolini. Alessandra Drusiano e Fabio Ricci, Ialisse, Marco Mazzoli e Paolo Nois, entrambi conduttori radiofonici. Il gruppo delle Chicas è formato da Fiore Argento, Natali Caldonazzo, Elena Prestes, Cristina Scuccia e Kerin Clery. Il gruppo degli Ombres invece, è formato da Marco Predolin, Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Luca Vetrone. Infine Claudia Motta e Pamela Camassa, che facevano parte delle Chicas, sono finite nel gruppo degli Accoppiados.